andiamo anche da Davide Giacalone per i commenti. Buongiorno Davide, bentornato. Buongiorno, eccoci qua. Quel sospiro di sollievo, no? Di quando vedi Davide apparire sullo schermo grande dello studio. Beh, dopo il primo voto, visto quello che abbiamo detto ieri. Allora, partiamo naturalmente dalla giornata politica di ieri. Prima pagina del Corriere della Sera. Colle si tratta con tanti ostacoli. Al primo scrutinio 672 schede bianche. Il centrodestra dice pronto a fare proposte di qualità. Le ipotesi Casellati e Frattini. Apertura di Repubblica. Il gioco doppio di Salvini a vuoto il primo scrutinio. Insomma, la sintesi ieri ormai la conosciamo. E poi ti propongo, Davide, la lettura che fa oggi Il Foglio. Il Quirinale ora è un referendum su Draghi. Chi può dire no al Premier? A te. Allora, che si tratti, cioè che si stia negoziando per individuare il nome del Presidente della Repubblica è assolutamente normale. Non è utile che quelli lì che si schierano, ma come tutto c'è lì un traccheggio, dare, avere, normale, come qualsiasi altra cosa nella vita. La cosa singolare e che non è normale è che abbiano cominciato ieri praticamente. Dice, scusa, ma non lo sapevate che c'era da lunedì la prima votazione? Ovviamente lo sapevano tutti, saranno due mesi che ne parliamo. Il punto qual è? È che le forze politiche, i partiti politici sono arrivati tardi perché bloccati dai negoziati interni alle loro false coalizioni. Il punto è questo: l'elezione del Presidente della Repubblica nell'anno di grazia 2022 segna la fine di quella illusione, o presa in giro a seconda dei gusti, che è in qualche modo nata nel 1994, e cioè esiste la coalizione di centrodestra, esiste la coalizione di centrosinistra e si sfidano. Tutto questo è finito, è falso, è sfumato, è morto già nel 2018, perché la maggioranza dei voti non l'ha presa né la coalizione di centrodestra né la coalizione di centrosinistra, bensì il Movimento 5 Stelle, che ha preso un sacco di voti dicendo non ci allieremo mai né con gli uni né con gli altri, e poi si è alleata prima con gli uni, poi con gli altri, poi con tutti e due messi assieme nello stesso momento. Ma questo, diciamo così, fa parte della normale degenerazione di quando si dicono cose fuori dalla realtà. Ma quel mondo lì, quel modo di ragionare è finito prima. Adesso, fino all'altro ieri c'era il centrodestra unito per Berlusconi, dall'altra parte c'era il centro-sinistra, unito avremo un solo candidato. Non era vero, sono false coalizioni, e quindi ieri si è cominciato. Ho una avvertenza tecnica, perché c'è un limite anche alla presa in giro, perché si racconta, no? Cioè adesso cioè il presidente d'aula leggerà i nomi senza indicazioni di come sono scritti, in modo tale che non si riconoscono i voti degli uni e degli altri. Perché? Perché la corrente Giacalone votava per Presidente della Repubblica Enrico Galletti, la corrente Legrenzi faceva la Galletti Enrico, la corrente di un altro metteva E Galletti. E allora dice, quindi se lo dice così si riconoscono e si contano i voti delle diverse correnti. Ma che ci avrebbe preso per scemi? Questo riguarda soltanto gli spettatori che stanno in televisione. Il collegio degli scrutinatori sono diverse persone. Vi assicuro che chi deve sapere chi ha votato chi lo verrà a sapere, se questo è il metodo. Non lo vorrà sapere la sora Cesira che ha messo la televisione col volume alto mentre sta facendo le tagliatelle. Ma per il resto, diciamo, almeno evitiamo di dire queste sciocchezze. Di questo si parla ovviamente anche nell'apertura del quotidiano Il Messaggero. Colle, la trattativa è partita. Poco più sotto, un'intervista a Renzi. Non possiamo perdere tempo, tra crisi e virus siamo in emergenza, ora una soluzione politica. Poco più sotto si parla di MSC che affianca Lufthansa per la maggioranza di ITA, e anche sulla prima del Corriere della Sera. Da Lufthansa a MSC offerta per il controllo, pronte a comprare ITA. Ne avevamo parlato soprattutto a proposito di Lufthansa. MSC comunque è una, diciamo, MSC è un colosso delle crociere, del movimento sia merci che passeggeri via mare, e quindi una possibile sinergia con il traffico aereo, con gli scali aerei, è una cosa al momento, è un'offerta di interesse, quindi partirà, mi immagino, a brevissimo un periodo di trattativa in esclusiva, quindi si negozia solo con questi. È un fatto molto positivo perché dimostra che la ITA è stata messa in piedi senza i difetti strutturali, diciamo, che portano solamente a perdere soldi che aveva all'Italia. E la seconda cosa è che lo Stato
pur eventualmente rimanendo azionista, io sarei preferirei anche no, ma in ogni caso può andare in minoranza, nel senso che la maggioranza la prendono capitali di rischio privati, MSC da una parte e Lufthansa, che è una compagnia che come si vola lo conosce bene. Quindi le cose, quando vengono impostate bene, vedete che si possono fare. Perché non si sia riusciti a farli in 30 anni per Alitalia è un capitolo diverso, non esauribile in pochi secondi. Andiamo sul quotidiano La Stampa. Draghi apre le trattative sul Colle, è il titolo d'apertura. Poi a centro pagina una fotonotizia: nella trincea che resiste a Putin, crisi ucraina, Biden consulta gli alleati, reportage dal confine del Donbass. Ne parla anche il Messaggero sulla sua prima pagina, con anche in questo caso con fotonotizia: Kiev, evacuate le ambasciate. Ma c'è anche il pezzo di titolo dedicato alle borse, che appunto vanno a picco dopo questo. Militari al confine ucraino si vedono nella foto, proprio nella fotonotizia in prima pagina sul Messaggero. Davide. Allora, sono due aspetti legati ma diversi: uno la questione del confine e del movimento delle truppe, e dall'altra la questione delle borse. Allora, detto diciamo così in maniera piatta, siamo mai stati così vicini a una guerra? Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sui confini europei, per l'Ucraina direi anche dentro l'Europa, certo non l'Europa dell'Unione Europea, che non ne è parte, ma dentro il continente europeo, diciamo poco ma sicuro. Non siamo mai stati così vicini, e se voi prendete le analisi e i nostri stessi commenti di due o tre mesi fa, la preoccupazione era quella degli Stati Uniti, che dispiegavano la loro forza prevalentemente sul Pacifico e dicevano all'Unione Europea: ragazzi, se volete armatevi, in qualche modo dovrete provvedere da soli alla vostra sicurezza. Adesso vedete la storia come va velocemente quando è declinata al tempo presente, e la forza dell'aggressione, del potenziale aggressivo russo a porre questo problema. Dall'altra c'è la questione delle borse che crollano. Sì, però anche lì bisogna stare attenti. Quando si fanno i titoli dicendo 386 miliardi bruciati in un giorno, sì, ma tu non è che ogni giorno fai l'annuncio di quanti miliardi sono stati quelli sono bruciati, quegli altri cosa sono? Creati ogni giorno? E sono gli andamenti di borse. Tra l'altro 130 miliardi sono la fluttuazione delle criptovalute, cioè roba di una volatilità e anche di una pericolosità notevole. Quindi, con calma, certo, non c'è dubbio, l'ipotesi di uno scontro non fa bene alla salute né del mercato, né della ricchezza, né della tranquillità e degli investimenti, e quindi si riflette in un andamento negativo della borsa. Il tema è, da questo punto di vista, chi ha più da rimetterci, noi in Occidente o i russi? Perché questo, secondo me, sfugge alla percezione di moltissimi. In Russia c'è la miseria. Qualcuno dovesse credere che la Russia è un paese ricco, è un paese molto armato, è un paese che ha una storia imperiale sovietica di armamenti nucleari, ma è un paese povero. E quelli che ne hanno più da rimetterci, se si parte con le sanzioni, sono i russi, solo che hanno una condizione, che il governo se ne frega della condizione in cui vivono i russi, e che da Pietro il Grande in poi i russi, attorno al nazionalismo, si raccolgono anche a costo di fare la fame. Questo è ciò che li rende pericolosi ai confini europei, e questa è la ragione per cui occorre avere deterrenza e poter trattare con loro da pari a pari. Allora Davide, c'è una notizia di cui vogliamo occuparci, non sempre trova spazio in prima pagina oggi sui giornali, che sono alle prese con il nulla di fatto, diciamo, del primo voto per il Colle. C'è un'infermiera, si chiama Fausta Bonino, che il 30 marzo del 2016 viene arrestata. L'accusa per lei di aver ucciso 13 pazienti nell'ospedale in cui lavorava, e il primo giudizio arriva nell'aprile del 2019. Viene condannata in primo grado all'ergastolo, ieri viene assolta. Non uccise i pazienti a Piombino. L'appello dunque cancella l'ergastolo. Era accusata di aver iniettato dosi letali di eparina. A te. Assolta per non aver commesso il fatto. Allora, tema è sempre lo stesso, i tempi della giustizia: mi arrestano nel 2016, siamo nel 22, l'esposizione, la stampa naturalmente sciacallesca che fa l'infermiera, l'angelo della morte, eccetera. D'accordo, tutta roba che abbiamo detto 2000 volte.
Il problema qual è? È che c'è un collegio giudicante che dice assassina, hai ammazzato 4 persone, ergastolo. E c'è un collegio giudicante che dice no, non l'ha commesso il fatto, assolta. I due collegi sono composti da colleghi che faranno carriera assieme senza nessuna differenza. E questo è il nostro problema. È tutto qui. Cioè, voglio dire, il resto è il folklore attorno al patibolo, ma la questione è tutta qui. Perché se tu dici, adesso non è qua, nessuno è infallibile, che faccio? Siccome ho vinto il concorso in magistratura e faccio il giudice, non sbaglio mai. No, perché tant'è vero, abbiamo fatto dei collegi in modo tale da in qualche modo cercare di evitarlo. Però può capitare. Certo, voglio dire, se quel collegio giudicante ogni volta che manda qualcuno all'ergastolo o condanna qualcuno in appello, gli si riforma la sentenza in senso opposto, gli dice ragazzi andate a giocare a bocce che è meglio, vi divertite di più e create meno danni, oppure il contrario, io non lo so, dal punto di vista formale fa fede ovviamente il secondo giudizio. Ora teoricamente in questo paese la cosa funziona che la procura può appellare questa sentenza d'appello in Cassazione. La Cassazione in via teorica, sto parlando, diciamo, questo prevede, la Cassazione potrebbe in via teorica annullare la sentenza e chiedere un nuovo processo d'appello, e in via teorica potrebbe tenersi un nuovo processo d'appello nel quale l'infermiera viene condannata. Ma secondo voi c'è qualcosa di razionale in tutto questo? Ma è ovvio che in un sistema razionale la cosa si ferma a ieri. Non ha commesso il fatto. Dice ma è sbagliato perché invece è assassina. E allora licenziate quei giudici, ma non potete pensare che un giorno, domani ci sarà un giorno in cui si dirà no, era veramente un'assassina, adesso la riportiamo in greca, perché questo è un paese da matti. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani, dal Messaggero, sempre dalla prima, il Covid. Parliamo di Covid, figliuolo, Omicron sta rallentando, colori si cambia, resterà solo il rosso. Ma poi c'è anche la cronaca e andiamo invece in questo caso su un altro quotidiano, andiamo sulla Stampa, pagine interne, ordina cure alternative e il paziente muore, arrestato medico Novax, omicidio colposo, questa è l'accusa. Allora, tanto al secondo anno qualcosa l'abbiamo imparata anche senza fare i virologi della domenica, cioè siamo a fine gennaio, le cose non vanno male nel senso che i contagi sono velocissimi ma stanno scendendo, però i ricoveri, facendo tutti gli scongiuri e gesti apotropaici, non seguono la stessa velocità, quindi andando incontro a quella che sarà la stagione un po' più clemente dal punto di vista meteorologico, avrà più caldo, staremo più all'aperto, ci siamo quasi, questa è la sostanza. Cerchiamo di non scomporci, diciamo, sulla parte finale, che è un po' quello che sostengono a questo punto le regioni, cioè non complichiamoci la vita, i colori, le cose, a un certo punto semplifichiamo, fermo restando che occorre utilizzare il massimo di precauzione possibile, ma questo devo dire le persone già lo fanno. Se voi guardate l'andamento delle cose nei centri cittadini, nei posti dove solitamente c'è molta gente, la precauzione la si è imparata, perché siamo persone ragionevoli, ma mi pare che qualcuno vuole andare a morire. Cioè, qualcuno c'ha la vocazione, adesso voglio dire, uno che si fa cura. Perché adesso l'hanno arrestato, diciamo, la presunzione di innocenza, processeranno il medico che ha detto al suo paziente non vada in ospedale perché lì l'ammazzano, è morto ovviamente a casa. Quello sono, diciamo così, lo vedranno. Certo, voglio dire, uno che... Io personalmente non mi farei mettere le mani addosso per nulla da un medico che dice io sono contro i vaccini. Perfetto, straordinario, lontano da me. Non mi mettere le mani addosso. Cioè, io ho una naturale vocazione darwiniana a tentare di sopravvivere, tutto qua. Cioè, e credo che quello sia un danno. A proposito di soggetti anomali e strani, in Italia era diventato, ha avuto il suo momento di fama il figlio di Kennedy, Robert Kennedy, il quale era venuto a Milano a fare una manifestazione Novax, ieri è riuscito a distinguersi per una dichiarazione su Anna Frank, dicendo che avrebbe potuto evitare di essere ammazzata dai nazisti perché poteva scappare in Svizzera. Questo non è normale, questo è cretino proprio totale. E il fatto che si chiami Kennedy, il corredo genetico non è riuscito a trasmettergli un minimo, ma proprio un barlume di intelligenza. Per chiudere il cerchio, se vogliamo, c'è anche chi vuole, no, far invalidare il voto di ieri, quelli che verranno, perché serve il Green Pass per entrare
Ma questo votare è fenomenale, Enrico. C'è una cosa che diversi ascoltatori fanno notare, dice, ma perché la legge non è uguale per tutti, ma quelli che sono positivi non devono stare per forza a casa? Com'è possibile che i parlamentari, che è poi una delle ragioni per cui quella parlamentare dice deve essere invalida, la legge è uguale per tutti e rimane uguale per tutti, solo che non vi hanno comunicato che è cambiata? Nel senso, è stato fatto un decreto legge e essendo questo l'assolvere un dovere e comunque un diritto anche costituzionale, tu puoi uscire di casa, quel parlamentare può uscire di casa, andare con la macchina particolare, mettere fuori il braccino, fare il suo voto e tornare in isolamento da dove è arrivato. Quindi non c'è una violazione del diritto collettivo. Va bene ricordarlo. Allora, siamo nelle pagine interne del giornale, si parla della strage veramente sulla strada nel bresciano di Rezzato, sabato notte, tra sabato e domenica, schianto di Brescia sull'auto prestata, nessuno dei cinque amici, sono tutti morti, aveva la patente, il coetaneo proprietario del veicolo seguiva su un'altra macchina. A te. Una delle persone, una ragazza che era a bordo di quella macchina, purtroppo era anche minorenne, quindi la patente non avrebbe potuto averla neanche volendo. Gli altri volendo avrebbero potuto fare l'esame per la patente non ce l'aveva nessuno. È irrilevante ovviamente che il passeggero non abbia la patente, di sicuro non aveva la patente quello che guidava e si sono andati a schiantare contro un altro. Allora, il tema non è quello, diciamo, stradale, adesso questa la vedrà l'inchiesta. Il tema è: siamo stati tutti adolescenti o immediatamente post-adolescenti. Per la verità, una volta a 19 anni, uno era quasi 19-20 anni, poteva essere responsabile di una famiglia, ma insomma, siamo stati tutti. E tutti abbiamo avuto la cosa di trasgredire. Ma non si può pensare che la mia trasgressione possa consistere in una roba che mette a rischio la vita mia e di altri. Certo, è ovvio che quei ragazzi, nessuno di loro pensava di andare a rischiare la vita, ma non si sale su una macchina in cui nessuno sa guidare, perché è pericolosissimo. Muoiono tante persone negli incidenti stradali che magari sanno guidare per le condizioni dell'auto, per un'imprudenza, per mia o altrui, per carità, ma a quell'età non puoi andarti a cercare una morte così fessa. Alle 7:32 minuti, allora termina qui la rassegna stampa con Davide Giacalone. Grazie ovviamente anche questa mattina per le tue riflessioni. Appuntamento a domani. Grazie a voi e buona radiovisione a tutti. Questa mattina vogliamo dedicare lo spazio che ci porta da qui fino circa alle 8, approfondendo un tema che è quello del mondo degli NFT, sono i non fungible token. Adesso ci faremo spiegare esattamente di che cosa si tratta, ne stiamo sentendo parlare sempre di più in questo periodo, in questi mesi, e abbiamo tra l'altro appreso nelle ultime ore che Alessandro Baricco è anche il primo autore letterario italiano ad aver generato un NFT a partire da una sua opera. Allora, vogliamo approfondire, lo faremo con due diversi ospiti. Iniziamo dal primo, che è Michele Ficara, direttore di Swiss Blockchain Consortium, che è con noi. Buongiorno Michele, benvenuto. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque sentiamo spesso parlare, lo abbiamo detto, di questi NFT anche in relazione ad altre parole tipo blockchain, e allora ci aiuta un po' a fare chiarezza spiegandoci magari in modo semplice di cosa stiamo parlando. Ma sì, certamente, gli NFT, che sono questo acronimo di questa frase complicatissima, non fungible token, e sono fondamentalmente dei certificati di proprietà che permettono di comprare, acquistare e anche rivendere eventualmente degli asset digitali. Cosa sono? Sono fondamentalmente, in questo caso, delle immagini artistiche piuttosto che degli oggetti che possono essere utilizzati nei più moderni videogiochi, piuttosto che proprio delle vere e proprie proprietà virtuali come terreni, case o altri oggetti, e vivono sulla blockchain, ovvero sia c'è questa meravigliosa, diciamo, innovazione, appunto, che è la blockchain, che permette di certificare e di mantenere in vita questo certificato, appunto, di proprietà di questi oggetti, che quindi le persone possono acquistare, conservare o addirittura scambiare. Ok, allora Ficara, io ho questo dubbio da sottoporle, che credo sia il dubbio di molti ascoltatori. Allora, una volta io vedo un'immagine che magari gira molto
appunto per non arrivare un'opera d'arte, no? Avevo letto di un meme no? Che era diventato, era stato acquistato, quindi qualcuno aveva la proprietà digitale di questo meme. Una volta io spendo tutti questi soldi in blockchain, insomma, comunque sia, in cosa consiste la mia proprietà? Cioè, in qualcosa che di fatto non esiste, questo che secondo me è difficile da capire. Ma abbiamo Serena Tabacchi collegata, è la direttrice e cofondatrice del Museo d'Arte Contemporanea Digitale di Londra, ed è un caso di applicazione, devo dire, estremamente concreto di ciò di cui stiamo parlando. È vero, Serena? Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Sì, noi abbiamo fondato questo museo con la volontà appunto di dare spazio all'arte digitale degli artisti viventi e quindi di spiegare sia come i mezzi digitali vengono applicati, sia come anche la tecnologia, come appunto la blockchain, viene in qualche modo utilizzata da parte degli artisti per rendere unici questi file digitali. Riprendo un po' quello che aveva introdotto Michele. La proprietà in realtà corrisponde all'NFT e quindi a questo certificato digitale che vive sulla blockchain. Quando si acquistano questi file, quello che si acquista è in qualche modo la proprietà e quindi associare il proprio nome, la propria identità digitale a un file che può venire appunto da un artista o da un collettivo e così via. Il museo in qualche modo ha voluto rendere accessibile queste tecnologie e portarle a disposizione del pubblico. Serena, un chiarimento da totale ignorante quale ammetto di essere in merito, ma un file non è facilmente replicabile, molto facilmente replicabile? Sì, sì, lo è, assolutamente, hai ragione, lo è, ma tramite quindi, appunto io mi metto sulla blockchain. Ho capito, però poi lo posso replicare anche se sta sulla blockchain. Sì, se io ne ho una copia a casa, si può scaricare, lo possono avere tutti, lo si può mettere sui vari social media. La cosa che cambia principalmente è il fatto che c'è un proprietario e quindi viene associato attraverso del codice, attraverso una stringa di codice, l'identificativo, l'identità. Di quello appunto specifico proprietario, che può essere soltanto uno, appunto, non fungible token. Ok, abbiamo recuperato il collegamento con Michele Ficarra, credo che sia telefonico, è vero Ficarra? Rieccoti. Sì. Ok, allora sì, no, ti facciamo completare la risposta rapidamente, no? Perché io sto pensando ad un'opera d'arte. Ci senti, Ficarra? Non ci senti. Niente, allora continuiamo. Torniamo da Serena. Esatto, torniamo da Serena, perché secondo me, per rendere ancora più chiaro il ragionamento, potrebbe essere indicativo pensare per esempio al diritto d'autore, no? Qualcuno che possiede la proprietà intellettuale, quindi guadagna dei soldi banalmente dal fatto che ha ideato qualcosa, per esempio una canzone, immagino, un programma televisivo, e allora in questo senso anche i non fungible token non sono forse qualcosa di completamente rivoluzionario, ma sono un'ulteriore evoluzione possibile. Sì, lo è. Infatti una cosa interessante da specificare è che attraverso appunto questa tecnologia che rende immutabili questi dati, il diritto di seguito e quindi il diritto dell'autore a ricevere una percentuale è immutato, nel senso che una volta passata la prima vendita, ogni vendita successiva sulle varie piattaforme che si utilizzano per la compravendita di questi asset digitali viene garantito un minimo di 10%, se non di più, all'artista e quindi all'autore dell'oggetto digitale, fosse questo appunto un file musicale, video, immagine o così via. Quindi per capirci, facciamo che un investitore ha speso molto, perché abbiamo cifre molto importanti anche recenti, vero Serena? Di acquisti, sì, di questo diciamo tipo. Quella storica, sì. Di Beeple con i famosi 69 milioni di dollari, no? E più a marzo, e diciamo che da lì poi in qualche modo c'è stato un si po' è iniziato una scalata, a parlare, no? Ecco, allora qualcuno ha acquistato quest'opera? Okay. Sì, è stata acquistata in America. In America. E adesso questo proprietario che cosa può vantare? La può esporre in vari spazi, infatti tra l'altro una di queste opere è in esposizione all'interno del Museo della Permanente qui a Milano e si può ovviamente rivendere se si volesse farlo. E la può esporre, sì, quindi la vendita all'esposizione. Però Serena, per capire meglio, allora, quella è una cosa che io però reputo concreta, cioè come un quadro, è come comprare un Van Gogh, no, quindi io ce l'ho, posso metterlo nel salone di casa mia, oppure posso, non so, esporlo in un museo, posso dare l'ok in questo, certo. O rivenderlo. Esatto. Diverso è magari con l'immagine, insomma, un'immagine che circola molto, l'immagine di un meme, addirittura un monumento, abbiamo visto l'Arco della Pace, mi sembra, esatto, a Milano nella versione NFT.
Cioè, in quel caso non è qualcosa di concreto. Ma guarda, in realtà bisognerebbe in qualche modo fare un po' uno shift, no? Un passaggio, un'evoluzione anche nel pensiero del nostro mindset. Andando avanti col tempo, la maggior parte degli oggetti che noi possediamo nel mondo reale diventeranno sempre più virtuali e sempre più digitalizzabili. Quindi avere una sorta di vault in cui abbiamo degli asset digitali sta diventando la norma per molti di noi. E quindi anche familiarizzare con quello che è la proprietà di un qualcosa che non è fisico ma è digitale sta diventando veramente la norma. E il fatto che questo qualcosa, e quindi un'opera d'arte, un file, eccetera, possa essere in qualche modo visto e condiviso con tanti, esattamente il valore che questo assume nel tempo. Più questo oggetto digitale, opera d'arte o musica, eccetera, viene condiviso, più acquisisce valore. E quindi in realtà cambia dal possedere un'opera d'arte e tenerla in casa, appesa nelle pareti di casa, o piuttosto farla vedere in giro. Immagina la differenza tra esporla in un museo e dover andare in quella location, prendere un aereo e andare in quel museo, o esporla, certo, nel metaverso. Digitalmente, certo, nel metaverso, esatto. È un cambio di paradigma vero e proprio. Allora noi ovviamente continueremo a parlarne, ad analizzare questo fenomeno che sta veramente coinvolgendo tantissimi, non solo artisti, ma veramente tutto il mondo digitale. Grazie allora a Serena Tabacchi, direttrice e cofondatrice del Museo d'Arte Contemporanea Digitale di Londra, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E ovviamente grazie anche a Michele Ficara, direttore di Swiss Blockchain Consortium. Ecco, che risentiremo perché abbiamo avuto un problema serio e non abbiamo più il tempo. Problema. Ci risentiamo, Michele. Grazie, molto buona giornata. Grazie. Don Antonio, buongiorno. Sì, eccolo qua. La frase me la leggo, me la dico a raggio. Ogni tanto fermiamoci a riflettere sui dolori del mondo. Un invito. Ogni tanto fermiamoci a riflettere sui dolori del mondo. Sui dolori del mondo. Mm-hmm. Ok? Sì, Don, grazie. Ciao, grazie, Don. Ciao, buona giornata. Buongiorno a Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, che è tornato a trovarci. Ciao, Daniele. Buongiorno e bentrovati. Grazie naturalmente, Daniele. Partiamo subito col temone. Siamo vicini alla scadenza per le iscrizioni al prossimo anno scolastico e allora cerchiamo di capire un po' come si stanno orientando i nostri ragazzi verso le prossime scuole, verso i prossimi percorsi di formazione. Beh, innanzitutto c'è da dire che quest'anno, da un sondaggio che abbiamo fatto, sembrano essere meno indecisi. Lo scorso anno, poco prima che iniziassero le iscrizioni alle scuole superiori, il 40%, quasi la metà, erano indecisi. Quest'anno sono solo, si fa per dire, il 25%. Quindi voi mi direte, l'orientamento ha funzionato meglio. In realtà no, perché i ragazzi hanno lavorato soprattutto da soli, perché ecco, non sono molto soddisfatti delle attività di orientamento che vengono fatte dalle scuole, e questo è un problema che ci portiamo avanti da una vita, perché noi siamo il paese col più alto tasso di disoccupati, di disoccupazione giovanile, col più alto tasso di NEET, cioè giovani che non studiano e non lavorano. Siamo quasi al 30% della popolazione giovanile in quella fascia d'età, eppure c'è il cosiddetto mismatch, cioè le aziende cercano delle figure da impiegare, insomma, nei vari settori, ma non trovano personale formato. Cioè, quindi stiamo formando i nostri giovani per qualcosa che non serve al mondo del lavoro, oppure non stiamo insegnando alle aziende come sfruttare i ragazzi che riusciamo e le ragazze che riusciamo a far uscire fuori dai nostri sistemi formativi. E in questo non aiutano nemmeno le famiglie, perché continuano a considerare ad esempio i licei scuole di serie A e i tecnici professionali scuole di serie B, e questo poi si riflette ovviamente su quella che è la possibile scelta, perché anche quest'anno i licei dovrebbero andare per la maggiore. Ecco, quindi chiaramente i dati confermano questo trend, però c'è un'altra notizia che ieri leggevamo che ci ha lasciato un po' così colpiti, no? Immagino anche molti degli studenti, dei professori, dei presidi, quest'idea di fare una scuola superiore che finisca in 4 anni, non più in 5. Ci racconti meglio di cosa si parla? Beh, innanzitutto si tratta di una sperimentazione che era già in corso da qualche anno. Attualmente erano circa 200 le sezioni nelle quali era possibile sperimentare questo tipo di percorso. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state autorizzate altre 1000 sezioni, quindi auspicabilmente altre 1000 scuole o comunque 1000 nuove classi, a creare questo tipo di percorsi, sia nei licei, nei tecnici e dal successivo anno scolastico anche nei professori.
professionali. Fare un percorso in 4 anni non vuol dire fare un anno di meno, vuol dire proprio cambiare completamente l'approccio metodologico e didattico, allineandolo con quello che si fa negli altri paesi del mondo, dove in genere si terminano le scuole superiori in 4 anni. Quindi i ragazzi studiano di più, studiano in maniera diversa, soprattutto studiano più in lingua straniera e studiano più le cosiddette materie STEM, quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, insomma quello che richiede un po' oggi il mondo del lavoro, senza tralasciare la matrice umanistica che caratterizza le nostre scuole. Ecco, chi ne ha la possibilità sicuramente dovrebbe dare un occhio a questi percorsi, che peraltro vengono erogati dalle scuole statali, quindi non c'è un aggravio di costo per le famiglie. Daniele, portaci un po' nelle famiglie italiane. Allora, che cosa si scatena, che cosa succede quando mancano 3 giorni alla fine, diciamo, del termine per iscriversi alle scuole? Che cosa succede per gli indecisi, le spinte della madre, le spinte del padre, ma devi fare questo, devi fare l'altro, dei ragazzi che sono ancora indecisi, che si fa? È un gran bel problema, perché in realtà è una scelta che può avere un impatto molto forte su quello che è il futuro. Molto spesso nell'indecisione si sceglie di non decidere, quindi si va al liceo, perché il liceo in qualche modo è quella scuola che ancora non ti specializza, quell'indirizzo di studio che non ti specializza. Però ecco, questo può essere comunque un errore, perché non tutti sono portati per quella che è l'offerta formativa del liceo, oppure per un percorso universitario, perché ecco, in Italia purtroppo ci manca un anello intermedio tra la formazione universitaria e il lavoro, che dovrebbe essere rappresentato dagli ITS, dagli istituti tecnici superiori, che però sono ancora poco sviluppati, poche migliaia di iscritti contro i milioni di iscritti all'università. Quindi ecco, il consiglio che mi sento di dare è di provare a fare un test di orientamento, se non è mai stato fatto, capire quelle che sono le reali propensioni dei ragazzi, e soprattutto qualsiasi scelta si faccia, capire che nel mondo del lavoro del futuro non basterà solo studiare quello che proporrà la scuola, ma bisognerà anche sperimentare le proprie passioni, i propri talenti. Esattamente di questo volevo chiederti in questo ultimo minuto che abbiamo a disposizione. Dovendo diciamo consigliare questi ragazzi, visto che tu hai un osservatorio molto ampio e anche prolungato nel tempo grazie a scuola.net, se dovessi consigliare, se seguire un pochino più davvero la percezione del talento che hanno e della passione, oppure la possibilità di trovare un lavoro e quindi insomma fare magari ingegneria perché sai che poi avrai velocemente un lavoro, però non sei portato per l'ingegneria, che cosa faresti scegliere? Immaginiamo quella della passione. Sì, passione tutta la vita, anche perché dovremo lavorare fino allo sfinimento, andremo in pensione a 75 anni, quindi se non abbiamo la passione a trainarci ogni giorno, ecco, saremo... Ci vuole motivazione. Poi anche... il mondo del lavoro cambierà continuamente. Nel 2030 si dice che la metà dei mestieri che andremo a fare oggi non esiste, per cui come facciamo oggi a scegliere un mestiere che non conosciamo? Quindi sarà molto importante avere tanti piani aperti, sicuramente studiare è importante, ma anche sviluppare competenze e passioni al di fuori dello studio sarà ottimo, fondamentale. Le famose skills extra, diciamo, percorso normale scolastico. La pensione a 70 anni è qualcosa di cui si parla spesso. 75 ha detto. 75 anni, a me massimo serve uno scivolo che neanche all'acqua fan. Grazie a Daniele Grassucci di scuola.net per essere stato con noi. A presto. A presto, buona giornata. Il 26 gennaio del 1967, in pieno Sanremo, Luigi Tenco fu trovato morto nella sua camera d'albergo. Allora, questa mattina vogliamo un po' parlare di questo, lo vogliamo fare con Antonio Iovane, che è in diretta e ha scritto Un uomo solo, edito da Mondadori, un romanzo che si può definire struggente e anche in qualche modo poetico. Allora vogliamo raggiungere, abbiamo raggiunto, stiamo raggiungendo Antonio Iovane, ci stiamo collegando ed è una storia da raccontare proprio a pochi giorni dalla prossima edizione di Sanremo, del Festival di Sanremo. È vero, perché chiaramente quell'edizione rimase negli annali non solo ovviamente per la tragica morte di Tenco, ma soprattutto per le reazioni che ci furono. C'era il diktat del The Show Must Go On, quindi anche alcune dichiarazioni di cantanti all'epoca, insomma, non furono particolarmente apprezzate, ed era una delle prime edizioni in cui si confrontavano due generazioni. Da un lato c'erano i vari Claudio Villa, Domenico Modugno, che rappresentavano un po' la vecchia guardia, dall'altro lato Lucio Dalla, i giganti, Little Tony, quel nuovo che avanzava. Erano i nuovi. Allora, Antonio Iovane è collegato con noi, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, questo non è un libro sulla morte, ma un libro sulla vita di Tenco. Torniamo a quel 27 gennaio del 67. C'è una città che freme, come vediamo ogni anno per il Festival di Sanremo. Succede qualcosa e in questo libro c'è il ritratto, senza dubbio, di uno degli artisti più grandi del nostro tempo.
Sì, diciamo che io in questo libro ho cercato di fare una sorta di pedinamento di Luigi Tenco, l'ho seguito come un piano, come fosse un piano sequenza, tutto il libro è un piano sequenza che va sulle orme di Luigi Tenco quella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 67, e ho fatto delle ricerche e ho cercato un po' di immedesimarmi, di immergermi in quella che era la materia di Tenco, e tutte le sue frustrazioni, tutta la sua prostrazione, questo importante compromesso che lui decide di fare. Tenco era conosciuto, ma fino a un certo punto, alla vigilia del Festival di Sanremo, era conosciuto molto come autore, ma non come interprete, e lui voleva essere riconosciuto anche come interprete, e quindi decide di affrontare questa enorme platea di Sanremo, perché d'ora in poi vuole parlare anche di miseria, di disoccupazione, di problemi sociali. Però si accorge che diciamo, la sua natura stride con quello che era l'atmosfera di Sanremo, con quella che era la vocazione di Sanremo, e questo conflitto, questo contrasto lo porta in un vortice il cui esito, insomma, conosciamo tutti. Certamente, e mi piacerebbe che tu facessi un parallelo anche coi giorni nostri, no? Dal punto di vista proprio del personaggio. Quindi lui all'interno di quella kermesse com'era? Chi era? Era tra quelli defilati, era tra quelli più protagonisti, era tra quelli che volevano imporsi in qualche modo? Se dovessi vederlo un po' come un Sanremo di oggi, che figura era? Lui era piuttosto defilato, tant'è che quando Daniele Piombi lo intervista tutto l'accento è posto su Dalida, anche i giornali, Dalida con cui era in coppia per presentare Ciao Amore Ciao, anche i giornali del 26 danno molto risalto al personaggio di Dalida, e lui lo nominano giusto come autore della canzone. Però tutte le luci sono su di lei, perché lei è la vera protagonista, è lei che sta a muoversi nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello show business. E Tenco è un personaggio sicuramente defilato da questo punto di vista, non ha molte attenzioni del pubblico, ed è potrebbe essere definito come una delle tante meteore che attraversano Sanremo, che in quel gennaio del 1967 dimostra di essere un massacro, perché il mondo dello spettacolo alla fine è un massacro. Noi vediamo soltanto la punta, vediamo soltanto magari la felicità, la gioia, la sportività di chi partecipa, però dobbiamo capire anche che chi partecipa a questo tipo di spettacolo mette in gioco la propria vita, certo, e la propria carriera. Ecco, e anche tu hai citato il personaggio di Dalida, anche lei avrà una storia altrettanto tragica e complicata. All'indomani del suo suicidio, del suicidio di Luigi Tenco, però ci furono una serie di reazioni abbastanza contrastanti. Cosa successe dopo, appresa insomma della sua scomparsa? Beh, allora, innanzitutto le indagini furono molto farraginose e gli organizzatori del festival cercarono di fare in modo che questa morte fosse dimenticata presto. Infatti, tra l'altro, il corpo di Tenco fu portato via da Sanremo in tempi rapidissimi, molto più rapidi rispetto a quello che prevedeva la legge, perché tutto era teso da parte degli organizzatori a mandare avanti lo show, the show must go on, e a dimenticare in un certo senso questa morte di Tenco. Tant'è che Mike Bongiorno, il giorno dopo, naturalmente aveva il compito di introdurre la serata e quindi anche di ricordare quello che era successo, perché non si poteva far finta di niente. Che cosa lo fa? Lui lo fa in 11 secondi, in cui non nomina nemmeno il nome di Luigi Tenco, ma dice la tragica fine di un valente protagonista dello spettacolo. Poi tutto finisce lì, certo, e quindi quel Sanremo è veramente all'insegna del show must go on, e tutto deve andare avanti. E ci sono molte voci dubbiose, molti pareri contrastanti anche su questo da parte degli artisti e dei cantanti. Non tutti sono d'accordo, ed è un gioco delle parti alla fine. È così. Allora, ricordiamo il libro di Antonio Iovane, Un uomo solo, edito da Mondadori, ricordando che quel Festival di Sanremo del 1967 fu vinto da Iva Zanicchi, che in interviste recenti ha ricordato quella che lei definisce la notte più brutta della sua vita, cioè la sua vittoria al festival e la morte di Luigi Tenco. E proprio quest'anno vedremo Iva Zanicchi tornare su quel palco, sul palco dell'Ariston. Grazie ad Antonio Iovane per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.
Vogliamo tornare sulla settimana della corsa al Colle. Ieri il primo voto, sappiamo tutti, ve lo stiamo raccontando in queste ore come è andata, però noi vogliamo capire esattamente come è stata questa prima giornata di voto e lo facciamo insomma con una persona che l'ha raccontato, devo dire, con il suo consueto stile. Io ammetto di avere una sorta di dipendenza dai suoi pezzi che escono sul Corriere della Sera. Fabrizio Roncone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona giornata, partiamo subito con questa primo scrutinio, prima elezione. Hanno trionfato le schede bianche, ma possiamo chiaramente dire nulla di inatteso. Insomma, ci si aspettava che questo fosse il risultato della prima votazione. Nulla di inatteso, però ieri qualcosa è successo, cioè mentre a Montecitorio si votava, mentre i 1.008 grandi elettori votavano 672 schede bianche, qualcosa succedeva. Cosa succedeva? Succedeva che una decina di loro, perché poi diciamo così che i grandi elettori sono 1.008, ma quelli che decidono, che designano il nuovo Presidente della Repubblica sono molti di meno, saranno una decina. Ecco, questa decina, cioè i Letta, i Salvini, i Di Maio, i Conte, si incontravano e ieri sono cominciate le trattative vere e all'orizzonte qualcosa si comincia a muovere. Adesso quali possano essere gli esiti di queste trattative, forse ancora stamattina è un po' presto, ma per esempio non escluderei che già nella giornata di oggi, che pure nella votazione non darà esito, io credo che già stasera avremo una bussola un po' più precisa. Ok, quindi insomma già da oggi potremmo avere delle indicazioni più chiare. Nel frattempo, come accennavi, ovviamente Salvini ha incontrato Draghi, però pare che insomma l'incontro non sia andato benissimo. E allora, nell'ipotesi, magari ancora remota ma non lo sappiamo, di un Draghi che vada al Quirinale, l'ostacolo potrebbe essere Salvini? L'ostacolo è certamente Salvini, nel senso che la salita di Draghi al Quirinale ha, diciamo così, una pietra che va semplicemente spostata e le va data una collocazione. Io credo che Salvini stia trattando con Draghi, stia trattando qualcosa, che cosa francamente insomma è abbastanza complicato da sapere, perché davvero l'incontro è avvenuto tra loro due. L'incontro a me non risulta che sia andato malissimo, risulta che abbiano ragionato su cosa, perché lì il punto è uno: se Draghi sale, che governo ci sarà? Ecco, se Draghi va al Quirinale, al posto di Draghi, che premier e che governo? Ecco, su questo sta trattando Matteo Salvini. Tutti gli altri più o meno sono invece d'accordo sul far andare Draghi al Quirinale e su un governo, sul governo diciamo non trattano senza forzare. Salvini tratta forzando e appunto anche diciamo tutte le trattative che stanno facendo su Salvini, Letta, Di Maio porteranno a qualcosa. Io sono abbastanza, diciamo, ieri sono entrato a Montecitorio dubbioso, da cittadino parlo, però poi nella giornata ero abbastanza fiducioso. Mi pare che ci sia qualche schiarita all'orizzonte. Però diciamoci la verità, quella di ieri è stata insomma una giornata piuttosto surreale, ce lo racconta bene oggi Cazzullo, sempre sul Corriere. Insomma, si aveva come la sensazione che questi grandi elettori fossero stati avvertiti 3 ore prima di un voto imminente. Allora, in tanti cittadini che adesso magari stanno andando a lavoro, ci ascoltano, stanno facendo le cose più diverse tra di loro, si chiedono: ma come mai non ci si è messi a un tavolo prima per tentare di trovare una quadra, forti del fatto che a sostenere, ad appoggiare questo governo è una larghissima maggioranza? Guardate, se la vogliamo dire tutta, in un paese, in una classe politica appena normale e appena responsabile, in un paese come questo, che è ancora dentro una pandemia, viene da 2 anni e mezzo drammatici con bare che vanno e che vengono, con una crisi economica tutt'altro che risolta, ripeto, tutt'altro che risolta, una classe politica appena normale avrebbe eletto ieri sera il Presidente della Repubblica alla prima votazione e avrebbe dato un segnale di forza e di speranza a questo Paese. Purtroppo la classe politica di questo Paese non è adeguata. Un anno fa il Presidente Mattarella fu costretto a chiamare Mario Draghi per comporre un governo perché i politici, tutti i partiti di questo Paese non erano in condizioni di dare un governo all'Italia.
Questa è la scena, questa è la situazione e con questa classe politica purtroppo gli italiani devono fare i conti. Allora Roncone, diciamo che probabilmente si risolverebbero molte cose velocemente e si avrebbe un nome, perché è già nelle cose questo nome, se si individuasse il nome di chi dovrebbe fare il premier, no? O chi potrebbe farlo. Quindi sì, questo sì, naturalmente il nodo non è solo il nome, il nodo è anche, diciamo così, che Salvini ad esempio aveva proposto un governo con dentro tutti i big dei partiti, diciamo così, che non è un mistero per nessuno che Salvini avrebbe in animo, gli piacerebbe moltissimo tornare a fare il presidente, il ministro dell'interno. Una carica che ricordiamo tutti dovette lasciare dopo la vicenda abbastanza tragica del Papete. Quindi, come dire, è piuttosto complessa la trattativa tra Salvini e i suoi e gli altri alleati di governo e naturalmente Draghi. Io poi sul Premier ho una sensazione, cioè che se dovesse essere Draghi il Presidente della Repubblica, al suo posto è abbastanza possibile l'arrivo di una donna. Questo perché darebbe anche un segnale, appunto, con la fatica che stanno facendo per eleggere un Presidente della Repubblica, alla fine ci sarebbe almeno un segnale di speranza per il Paese, perché sarebbe il primo Presidente del Consiglio donna. Quindi insomma potrebbe essere un orizzonte che era stato prospettato in passato, ma che evidentemente probabilmente insomma avrà una concretezza. Staremo a vedere. In questi giorni, lo abbiamo detto, Roma è al centro, è protagonista delle cronache, la vediamo, la sentiamo raccontare. Roma fa anche da sfondo al tuo nuovo romanzo, si chiama Non farmi male, edito da Marsilio, e protagonista tra l'altro è un ex giornalista. È un ex giornalista che ha aperto una vineria dietro Campo dei Fiori. Diciamo, alcune circostanze del plot nella storia del libro, c'è una ragazza che, romana che sparisce a Capalbio, lo portano a tornare qui a Roma a fare il cronista, quindi lui cerca questa ragazza a Roma, e Roma è quella che racconto io nel mio noir, la città emblematica del paese, non è solo la capitale, è credo la fotografia e l'esempio classico di com'è questo paese, quindi un paese pieno di contraddizioni dove il bene e il male si intersecano, si sovrappongono, e il lettore incontrerà, passerà da parti esclusivi sulle terrazze del centro storico a struggenti solitudini dei palazzi della periferia, e incontra quel mondo che spesso è velato, no? Spesso è nascosto, cioè broker spregiudicati, rapinatori spietati, sì, transessuali romantici, ministri corrotti, insomma c'è. È l'affresco di questo Roma, è l'affresco di questo paese. C'è una larga umanità. Cerca di raccontarlo. Allora è da leggere, Non farmi male, Marsilio, lo trovate in libreria. Grazie a Fabrizio Roncone, inviato del Corriere della Sera. Che ora vai a Montecitorio oggi? Stamattina. Oggi anzi, si comincia alle 3, quindi diciamo verso le 13 saremo lì. Ti prepari lì. Grazie mille, buon lavoro, a presto. Buon lavoro a voi, buona giornata. Torniamo a occuparci delle vicende che riguardano il Quirinale all'indomani del primo giorno di votazione, e allora ci colleghiamo con il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Com'è andata la giornata di ieri, se la dovesse raccontare un po' dall'interno? Ieri molte, ovviamente, dialoghi con i colleghi sia del movimento che anche di altre formazioni, perché ovviamente eravamo tutti in transatlantico, quindi le occasioni anche di parlare, di scambiarci opinioni dal vivo, purtroppo con questa situazione della pandemia dove si cerca chiaramente di limitare anche la vita sociale, insomma. Chiaramente ieri era un'occasione anche per vedere tante persone e scambiarci delle opinioni, quindi questo così la definirei, ecco. Certo. Senta Ricciardi, ma voi un piano già chiuso, definito dopo gli incontri di ieri, lo avete oppure è ancora oggetto di trattative? Guardi, il piano definito già chiuso non ce l'ha nessuno. No, un nome, dico, un nome su cui siete convinti. Chiaramente sì, ci sono dei nomi che ovviamente in questo momento ogni leader cerca di sondare con le altre forze politiche se possono essere dei nomi che abbiano una strada percorribile, quindi siamo nella fase in cui
si cerca ovviamente di trovare un accordo su dei nomi. Quindi noi abbiamo le nostre proposte che stiamo portando avanti con il Partito Democratico e con Liberi Uguali, e questo credo sia secondo me un dato molto importante. A proposito, Ricciardi, invece di quella rosa di nomi paventata, annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini, insomma, voi avete veti, mettete veti su nomi di centrodestra, oppure insomma dovessero convincervi, poi li saprete i nomi paventati dal centrodestra dopo gli incontri di ieri, è possibile un voto a un candidato avanzato da loro? Nessun veto, perché noi riteniamo che se una persona proposta è di alto profilo istituzionale, veramente di alto profilo istituzionale, non inciderà nel suo mandato la provenienza politica. Questo lo esclude a priori. Una persona che ha un alto senso delle istituzioni non sarà importante la targa politica, diciamo. Quindi noi non escludiamo nessuno se appunto c'è questa condizione, che ovviamente è imprescindibile. Tipo la presidente del Senato Casellati potrebbe convincerla? Ora non è questa la sede per dire un no, sì, insomma. No, allora Salvini, Letta, Conte che si incontrano, che parlano, che dialogano, ma si è parlato ieri anche di un Conte Draghi, ovviamente notizia né confermata né smentita in modo particolare e in modo evidente, però le chiediamo come si sta muovendo il capo politico vostro, Conte. Ma il presidente Conte sta ovviamente interloquendo con tutti, e lo sta facendo probabilmente in maniera diciamo atipica, perché non ambisce a diventare il kingmaker, come si usa a dire in questo periodo. Conte sta cercando il profilo migliore per questo paese, al di là del fatto che poi dopo lui possa metterci il cappello in cima. Insomma, secondo me uno dei motivi per cui Conte comunque ha ancora tanto consenso nel paese è proprio perché gli si riconosce un profilo diverso dagli altri politici, che invece insomma cercano comunque in questa storia di proporre nomi e mettere cappello su chi sarà poi Presidente della Repubblica. Ecco, Conte senza dubbio ha molto consenso nel paese. All'interno del Movimento 5 Stelle però alcuni avanzano dei dubbi, nel senso che il quotidiano Domani per esempio riportava un'indiscrezione ieri secondo cui Conte sarebbe andato a monitorare il tempo di permanenza nelle cabine dei grandi elettori del Movimento 5 Stelle per capire insomma se qualcuno effettivamente non votava scheda bianca. Ora, c'è il rischio secondo lei concreto che all'interno del Movimento ci siano dei franchi tiratori? Questo rischio c'è all'interno di tutti i partiti e di tutti i movimenti, quindi non è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, guardi, a ogni votazione importante si è detto il Movimento 5 Stelle avrà, si spaccherà, eccetera, eccetera. Poi alla fine siamo sempre stati il gruppo che ha votato nella maniera più compatta possibile, quindi c'è il pericolo, come c'è in ogni votazione a votazione segreta, nel pericolo dell'urna, ma come c'è per il Movimento, c'è per il PD, c'è per la Lega, per Forza Italia e Fratelli d'Italia, insomma, c'è per tutti questo rischio. Beh, Ricciardi, si dice molto, soprattutto in questo periodo, insomma, molti del Movimento 5 Stelle hanno paura che si vada alle urne, che si torni a votare, perché temono che non ci sia più posto per loro in Parlamento. La infastidisce sentire queste parole? Ma mi infastidisce da chi fa analisi politiche, non considerando che il Movimento 5 Stelle e tutti i suoi deputati e senatori sono stati i primi a fare una battaglia per tagliare il numero dei parlamentari. Quindi non capisco come un movimento così attaccato alla poltrona da parlamentare è il primo che taglia, che mette questa riforma come condizione del primo governo con la Lega, condizione del secondo governo col PD, e ci fa una battaglia referendaria, insomma. È contraddittorio quantomeno, no? Il pensare queste due cose. Questo pensiero. Senta, secondo lei, da osservatore interno, a questo punto, fino a che giorno non avremo un nome? Insomma, andate avanti a votare scheda bianca? Io credo che, vabbè, ma è un po' banale dirlo, insomma, però credo che arriveremo insomma tra venerdì e sabato. Ecco, poi ovviamente se
si riesce a trovare un accordo che unisca, perché questo è importante, che la forza di, perché le forze di maggioranza dell'attuale governo votino un Presidente della Repubblica in maniera condivisa, questo è importante politicamente. Quindi è chiaro che se avviene questo accordo può avvenire anche oggi, ma non mi sembra che siamo proprio al traguardo. Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Massimo Lonigro. Grazie a voi, ovviamente appuntamento a domani, sempre ciao. Alle 6. Ciao Enrico. Ciao Giusy, a domani.